Presidente, c'è una domanda, una precisazione su una affermazione che ha fatto adesso il signor Steriti su domanda del difensore di Fabio Savi. Lei ha detto... Ponga la domanda, avvocato, la domanda. Qual era il motivo che lei ha individuato dietro le rapine fatte alle COP che l'hanno spinta ad interrompere le sue indagini nel 92? Non so se il Presidente mi dà permesso di rispondere a questa domanda, e comunque queste qui sono diciamo deduzioni mie, non sono una cosa che io ho visto in cioè non sono una cosa che posso provare in quest'aula, sono mie deduzioni. Sì, allora non se le tenga per sé, non ce le riferisca, prego. Cioè, allora se le tenga per sé non autorizza la risposta? Come? La risposta mia è l'affermazione mia, non è la risposta sua. Ha detto sono mie elucubrazioni, deduzioni. Quindi le mie deduzioni non fanno fede in corte d'assise. Grazie. Purtroppo. Avvocato Zito, le volevo chiedere, signor Steriti, se ho capito bene, lei prima non si sente. Proviamo da zero. Allora, lei ha detto di avere fatto queste indagini, voglio riferirmi alle indagini che la portarono ad arrivare fino all'armeria di Via Volturno, perché voleva collaborare con l'avvocato Bezziccheri che difendeva i catanesi nel processo delle COP. Cioè, sì. E poi ha detto che quando lei è arrivato a identificare l'armeria di Via Volturno, andò a dire, a parlare con poi le vittime della rapina, e se ho capito bene mi disse che lei aveva identificato che loro vendevano le munizioni alla banda della Uno Bianca. Sì. Perciò lei già in quel momento aveva identificato questo raccordo? No, loro vendevano, gli disse che loro vendevano con ogni probabilità le munizioni che venivano usate per quei fatti, i fatti atroci, questa Uno Bianca, per i delitti della Uno Bianca, le munizioni molto probabilmente le vendevano loro nella loro armeria, perché era l'unica armeria di Bologna che vendeva. Sì, questo lei l'ha già detto, perché le vendeva scuse che si potevano, certo, ricaricare, eccetera. Quello che io vorrei capire è questo: lei già quando andò a fare questi discorsi, perciò siamo prima del 2 maggio 91, sì. Aveva già degli elementi circa prima del 2 maggio, dopo il 2 maggio avrebbe, sì, avuto bisogno di un medium. Lei già era in possesso di elementi che le facevano ritenere che la banda della Uno Bianca e la banda delle COP fossero la stessa entità? Certo. Allora ce li vuole dire cortesemente? Io non ho mai creduto un attimo a tutti. No, non le sue valutazioni. Questa è un'opinione, lasciamo stare. Ecco, io voglio sapere se lei, nell'andare all'armeria Volturno a fare questi discorsi, che erano riferiti a delitti della Uno Bianca, perciò non a delitti della banda COP, banda COP intendiamoci le rapine COP per le quali c'è stato il processo, lei questo accostamento lo ha fatto in base a quali elementi di fatto? Guardi, era la Uno Bianca, erano la Uno Bianca, i killer che usavano, della Uno Bianca, cosiddetti killer della Uno Bianca, che usavano questo tipo di pallottola. Sì, ma né ammassarenti, voglio dire, lei fa riferimento perciò alla R70 per, certo, fare per questo collegamento. Certo. Questo era, cioè, tutto il suo... Era perché il fatto che venisse usata questa R70, ma la R70 non viene... No, non appare la prima volta nei delitti delle Uno Bianca in via Gobetti. La R70 era già stata usata nella rapina alle poste di via Emilia, Levano Ponente, via Emilia, ed era già stata usata nella rapina alla coppia di via Corchi. Ho capito. La pistola. Va bene, per me. Avvocato Piccolo, difesa di Alberto Savi. Senta, signor Steriti, lei che professione fa? Io che professione faccio? Lavoro. Non ho una professione specifica. All'epoca di quei fatti, che professione, sì, svolgeva? No,
Mi dica quale epoca, perché questi fatti delittuosi tracciano un'epoca molto... Della rapina a Castelmaggiore. Quando avvenne... Come hai detto, scusi? Avvenne a Castelmaggiore una rapina, prima di tutto, non è mai avvenuta. No, stiamo parlando sempre dell'eccidio dei due carabinieri in Castelmaggiore. Sì, nel momento in cui avvenne l'eccidio dei carabinieri io mi trovavo in semilibertà. Era in semilibertà, sì, siamo nel... detenuto, semidetenuto. E siamo nel il 20 aprile dell'88. Bene, la semilibertà che lei ha ottenuto, come ha detto prima, il 12 certo. aprile 88, sì. fin quando la ebbe? La ebbi finì i primi di novembre dell'88, avevo 8 mesi, cominciai il 12 aprile, 8 mesi... successivamente alla rapina di via Massaretti? Sì, esatto, circa un mese dopo. Aveva degli obblighi, delle prescrizioni per la semilibertà? Beh, certo. Rientro a che ora? Alle 10. Dove? Al carcere della Dozza. Alle 10. E i semilibri? Sì, ai semilibri della Dozza. Senta, lei quando vide i rapinatori in Castelmaggiore, cioè quanto tempo prima della rapina? Io li vidi dell'omicidio. Stiamo parlando del dicembre dell'87, faccio i conti, alla fine di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, circa 4 mesi. Cioè voglio dire una sera, prima. Due sere prima del fatto, quando li vide? Come? Ha detto. Non avevo seguito. Quante sere prima, ripeto? Quattro mesi prima. Quattro mesi prima, sì. Prima dei circa fatti, 4 mesi prima. Faccio il calcolo a ritroso. Sì. Lei abitato a Castelmaggiore? No, mai. Che ci faceva allora quella sera? Io stavo passando da Castelmaggiore perché ero diretto verso San Giorgio di Piano. Mi pare che siamo alle 11 di sera, o mi sbaglio? Sì, circa verso le 11. Sì, ma non era ancora in semilibertà, quindi le domande... Non c'era ancora, non ero in fuga. Presidente, io non aveva la libera circolazione. Ero... Non vorrei essere interrotto. No, non era avvocato, in quel periodo non era in semilibertà, avvocato. Non era in semilibertà, non poteva circolare. Presidente, rammento alla Corte, rammento anche a tutti i colleghi, che la prima volta che io sento parlare di questi fatti, vada avanti. Il collegamento tra una rapina e l'altra, tra un omicidio e l'altro, può sfuggire a questa difesa. Per cui non ero in semilibertà, avvocato, se questo che vuole sapere. Cioè, vada avanti. Ecco. Le ha spiegato che Ronerenzi poteva stare tranquillamente lì. Sì, era una mia curiosità capire perché alle 11 di sera stava passando e si ferma in quel... Che cosa perché allora... Sono due domande diverse. Perché si ferma ce l'ha detto, perché stava passando non ce l'ha detto. Ci può dire perché stava passando in quella perché zona? Perché si ferma, ha detto ero dietro un perché cispuglio. Si ferma ce l'ha detto. No, io li ho visti e mi sono fermato. Perché stava passando di lì? Perché stavo andando a San Giorgio di Piano, per andare a San Giorgio di Piano obbligatoriamente. Sì, vuole si sapere passa... perché stava andando a San Giorgio di Piano. Beh, un po' prima di San Giorgio di Piano c'è un supermercato, si chiama Mercatone 1. Che è aperto la notte, no? Non era aperto la notte, ma io stavo andando a fare un sopralluogo notturno. Anch'io. Andava per quindi lei in quell'epoca che professione faceva? Io ero un ladro. Non capisco, signor professione Presidente. Ladro. Di professione faceva il ladro, così. Ah, ecco, adesso ho capito. Andava a fare al mercatone, poi magari vediamo, accertiamo signor se il mercatone è stato in quei giorni della... svaligiato. Conviene. Signor Steriti, mi scusa. Sì, mi scusa, ecco, chiedo scusa alla Corte. Però io, siccome quando si è qualificato all'inizio, non ho sentito professione, io pensavo all'inizio che lei fosse un carabiniero, no. Non lo so chi fosse. Steriti viene un... Non sapevo. Era un qualunque... Prego alla Corte sentire. Di non riesco a sentire, per cortesia, parli più forte nel microfono. L'ho chiesto dall'inizio, da quando sono venuto, cambiate i microfoni, ce ne mette uno. Vabbè, lei a questo punto vuol addirittura per parlare con la Corte può fare persino a meno del microfono. Si presti il vostro microfono. Però si avvicini di più al microfono. Ecco, lei è alto, avvocato. Ho il mal di schiena con questa roba. Allora prenda il microfono. Ecco, vede, ha messo pure un supporto. Prego. Allora, ponga la domanda. Le chiedo, prima di fare la domanda, che di poter avere attenzione e soprattutto silenzio in aula. Soprattutto silenzio in aula. Silenzio. Ha ragione, perfettamente. Quindi commenti, risate se qualcuno ne vuole d'accordo, fare. Credo che si possa accomodare. Ha fuori. Ragione, prego, andiamo avanti. Credo che sia un processo serio e vada rispettato. Avvocato, ponga la domanda per cortesia. Signor Presidente, stanno succedendo di queste cose, quindi la concentrazione deve essere di un certo tipo. Lei si ricorda che tipo di alfetta era?
era un'alfetta marrone del tipo del primo tipo, che di alfette ne furono fatte due tipi. C'era un modello più recente che era un po' diverso, diciamo, il paraurti di dietro era un po' diverso, diciamo, anche la fanelleria leggermente diversa, e questa era un'alfetta del primo tipo, del vecchio tipo. Senta, lei prima ha parlato che si trovava a bordo di una Peugeot. Sì. Ed era il suo possesso per un prestito di una signora Cignoli, sì. Lei può dirci se questa auto era anche intestata alla signora? Sì. Quindi era intestata a lei. Lei è sicuro che la macchina, il suo possesso, era intestata? Certo. Alla persona che certo. l'aveva, siccome prima si era parlato di un'altra macchina Borghi, eccetera, quindi era solo la mia curiosità su questo, quindi su questo le può dire. E lei ha parlato prima che ha subito, quando ha smesso queste indagini, perché lei quando è stato prosciolto ha detto? Nel 90, adesso basterebbe guardare quando è stata deposta la sentenza, penso nel 90. Quindi dopo essere stato prosciolto non si è più interessato di questo tipo di indagini? 90 mi sembra che fosse, adesso si può guardare la sentenza. Dopo il mio proscioglimento? Non si è più interessato o si è continuato a interessare? Interessato per un certo periodo. Sì. E dopo, quando ho visto che non riuscivo più ad andare avanti, non avevo le possibilità per andare avanti, anche finanziariamente, perché a me questa indagine mi è costato qualcosa come 300 milioni, dopo ho dovuto rinunciare e sono andato via. E quindi era solo una sola curiosità, oppure in quell'epoca lavorava per qualcuno? No, io volevo arrivare in fondo, ma quando avevo capito quello che era successo e che non potevo io andare avanti, dico, è meglio che lascio perdere tutto e me ne vado. Mi sembrava di aver sentito che per un certo periodo lei collaborò con uno studio professionale, se ho capito bene. Sì, avevo collaborato. In che epoca allora? L'epoca quando io uscii. Quindi era cessata la sua curiosità e quindi lo faceva solo per, diciamo, questo tipo di interesse diverso dalla curiosità? Cioè, quando finì la curiosità. No, non l'ha mai fatto, Presidente. No, avvocato, Presidente. C'è opposizione, avvocato. No, Presidente, non l'ha mai fatto. Mi stia a sentire, avvocato, lei è. Lui ha fatto le indagini quando avvocato. Si è fatto imputato innocente. Allora. E le battute te le tieni per te, avvocato. Perché tu pensavi che fosse un carabiniere, ma tanta gente pensava che quelli fossero. No, avvocato, no. Quindi stiamo calmi. Avvocato, lei si può opporre alle domande, non può gridare in questo modo. Posso, Presidente. No, non lo può fare. Non lo può fare. Era in galera. Avvocato, lei non lo può fare. Innocente. Certo. C'è opposizione. Come avrebbe fatto qualsiasi cittadino. Signor Presidente, io preferirei che rispondesse il test. C'è opposizione sulla. Avvocato, formuli pure la domanda. C'è opposizione. Comunque, avvocato, a lei cosa interessa le ragioni per le quali ha svolto le questioni? Ma non era quella la domanda, magari fosse. Era arrivata quella successiva, signor Presidente. Allora, non credo che vada avanti, cambi non domanda. Credo che questa difesa stia credendo nessuno, neppure con le domande, quindi mi pare fuori luogo. È fuori luogo, avvocato, però avvocato Bendicchi, è fuori luogo. Presidente, non è fuori luogo perché le battute, no, avvocato, che decido io cosa è fuori luogo in quest'aula, sono battute che il collega, no, se ma battute, ci vuole rispetto, no, ci ma vuole io rispetto ritengo perché che non siano battute innocente, avvocato. E se non si fosse dato da fare e non fosse anche abbastanza, avvocato, intelligente, no, e forse non avesse avuto anche un avvocato che difendeva, avvocato, con questa grinta probabilmente, avvocato, si sarebbe preso un ragazzo. Abbia pazienza. L'avvocato Piccolo è recentemente entrato a far parte di questo processo, quindi giustamente in buona non sa, fede, in non sa cosa, chi sia Steriti Paolo, chi sia l'appuntato. Sì, ma l'ha detto poco fa, poteva fare attenzione prima. Ma lui non sempre fa attenzione. Signor Presidente, quando si è seduto non si è qualificato come professore, non ho capito, non è stata fatta questa domanda, io continuo. Sì, lei non ha capito perché non ha seguito evidentemente con attenzione tutta la deposizione, altrimenti avrebbe capito. A ogni modo, sono convinto che lei non avesse capito. Vada avanti. Ero completamente in buona fede, quindi. Io ho fatto questo tipo di domande, credo che. Io personalmente ringrazio che il test sia qui, non c'è nessun motivo di aggredire in nessun modo il test. Un'altra volta. Ho finito, Presidente. Superata questa questione, andiamo Presidente, avanti. Mi hanno deconcentrato, lei ha visto. Il tipo di domanda che le ho fatte, appunto per poter anticipare questa, lei ha detto che a un certo punto, quando dismise questa attività o meno, mi fermai perché ebbi delle minacce. Perché ebbi delle minacce. A un certo punto mi fermai, e quindi non perché la mia curiosità. Avvocato, lei deve fare le domande. La domanda si è fermato perché ha avuto minacce.
Perché mi ero arrivato ai mandanti, così ho sentito dire. Ah, già poco, dica. Sia per quello e sia perché ormai non ero più in grado di andare avanti. Non avevo altro da scoprire, avevo scoperto abbastanza. Può riferire cortesemente alla Corte che tipo di minacce ebbe? Da chi ha ricevuto le minacce e che tipo di minacce? In che cosa sono consistite? E che tipo di... Molte delle cose che io scoprivo man mano che andavano avanti le mie indagini, signor Presidente, sono state pubblicate, molte le hanno letti dal giornale, dal settimanale Avvenimenti. Ad un certo punto il giornalista che scriveva questi articoli, Michele Gambino, che penso che molti conoscono, fu chiamato da un magistrato, gli fu detto che quello che scrivevamo noi su Avvenimenti e che io fornivo il materiale di base, lui poi faceva gli articoli, erano cose fuori luogo e che quindi facevamo bene a smetterla perché altrimenti ce l'avrebbero fatta pagare. Tra l'altro, ho sentito. Lei ha parlato con il magistrato? Sono io frasi che le ha detto in questo momento. Io personalmente non ho parlato e ultimamente ho parlato col giornalista e dice: tra l'altro, il magistrato ha chiesto anche scusa al giornalista per gli articoli che noi facevamo, perché effettivamente nei nostri articoli non scrivevamo delle cazzate, ma già 4 anni fa scrivevamo dei pezzi di verità. È tutto, avvocato. La prego. Quindi lei non ebbe direttamente lei le minacce, quindi fu per effetto del giornalista che le disse smettiamola, torniamo qui, quindi non ebbe direttamente delle minacce, le ha detto ho subito delle minacce, quindi non subì delle minacce. No. Ho capito. Però subì uno stato di frustrazione perché non potevo più andare avanti. Comunque ha indicato quali sono per lui quindi le minacce a cui faceva riferimento prima. Non ebbe avere lei direttamente minacce. Dirette a me, no. Soltanto qualche... Si è detto, ho subito delle minacce, ho capito che non ebbe che tipo di minacce. Ha capito quello che ha detto. Che tipo di minacce? Parlò anche di mandanti, ci eravamo avvicinati ai mandanti, che cosa vuole dire con questo? Prego. Lei prima ha detto così, che conosce anche i mandanti, cioè quello che prima forse lei ha detto. Motivazioni. Che conosceva i nomi di alcuni mandanti e le ragioni per cui è avvenuto tutto. Prima parlò di movente e ci spiegò il suo movente, come le sue deduzioni o meno, e poi ci parlò anche di mandanti. Il punto per cui ho smesso a un certo punto di indagare, sono andato via, è questo, perché io pur conoscendo, pur sapendo quella che io ritengo, quella che io ritengo la verità su tutte le rapine alle coppe e su tutti i delitti che ne sono seguiti, su tutti i delitti della Luna Bianca, è un qualcosa che io so ma che non posso provare, quindi non potendolo provare è inutile andare avanti. Quindi sono delle sue congetture, queste delle sue... Congetture suffragate da fatti, da prove, da documenti, ma non sono cose che io, come semplice cittadino, posso provare. Se fossi stato un magistrato, e forse stato avrei un suo intuito ed avrei provato. Senta, la stessa cosa vale per i nomi dei mandanti, cioè sono tutte sue intuizioni. Certo. Non ci sono riscontri, non ci sono fatti, quindi senza non può dare nessun elementi. Tipo di elementi di fatto, di scontro o comunque di indicazione di elementi. I riscontri e gli elementi si possono trovare, facendo delle perizie che non sono state fatte. Infatti nel processo Stasi del Rio ci sono ancora dei bossoli su cui non è mai stata fatta, c'è un bossolo in particolare su cui non è mai stata fatta una perizia, anche se è stato inviato agli atti, non è mai stato periziato, un bossolo proveniente dal nucleo operativo, e vagliando molte testimonianze che non sono state vagliate. Molte consulenze che naturalmente il signor Steliti non può conoscere, pian piano io le sottoporrò alla Corte, quindi possiamo... Signor Steliti, mi dica. In maniera molto riassuntiva, vuole indicare le cose che lei afferma di conoscere? Presidente, io lo posso, ma in maniera molto riassuntiva. Non mi assumo, non posso io dimostrarle così, perché dovrei tirare fuori dei documenti e vedere.
Io riassuntivo. Se lei vuole, io glielo dico. Non ho niente. D'accordo, vada. Ecco, secondo le mie conclusioni, le COP, le rapine alle COP, che sono iniziate nel 1987 circa, tutte le COP, c'ho una lista io, sono state rapinate. Nelle prime rapine alle COP il motivo era quello di lucro. Venivano rapinate le COP perché, da quello che risulta a me, erano una parte delle azioni delle cooperative era di proprietà dell'ex Partito Comunista. L'ex Partito Comunista aveva dei contratti per la fornitura di carne a basso prezzo dai paesi dell'est. La carne veniva venduta nelle COP e quindi diciamo avveniva una forma di finanziamento indiretto dei paesi dell'est al Partito Comunista Italiano. Per questo motivo una struttura di alcuni uomini colpiva le COP. Caduto il muro, non c'era più bisogno di colpire le COP, caduto il muro di Berlino, questi uomini si sono indirizzati verso un'altra direzione, che era quella di creare instabilità, dimostrare che nonostante l'Emilia Romagna, dopo l'ultima guerra, fino adesso fosse stata amministrata, diciamo, da una giunta di sinistra, non era riuscita comunque a sottrarsi al potere mafioso, al potere della delinquenza, e questo qui doveva portare uno spostamento dell'elettorato verso il polo di destra. Molti di questi fatti, ecco, questo era il motivo principale per la quale anche dei nomadi che non c'entravano niente col profitto, altre persone, dei delitti quasi gratis, dovevano portare a dire alla gente: ma se noi per girare tranquilli per strada dobbiamo cambiare il nostro voto, ben venga questo. Questo era lo scopo, le conclusioni a cui sono arrivato io. Dopodiché dico, a questo punto io non posso fare più niente. Lei esecutori materiali e mandanti conosce nomi? Guardi, signor Presidente, se io le faccio i nomi di quelli che secondo me hanno chiamato in maniera estremamente riassuntiva, hanno chiamato via radio, hanno dato l'ordine di chiamare via radio Stasi del Rio e mandarli a morire, io devo anche provarlo. Per me, da solo, così come per solo, è molto difficile provare queste cose, ma le posso assicurare che Macauda, i bossoli che furono trovati sulla Fiat Uno Bianca, se posso fare una parentesi sui bossoli, che questo vi fa capire tutto, viene trovata la Fiat Uno Bianca due giorni dopo l'omicidio dei carabinieri a Castelmaggiore, viene trovata la Fiat Uno Bianca, viene chiamato un sottufficiale dei carabinieri che era l'artificiere, quello che si occupa degli esplosivi, perché avevano paura che potesse essere minata la macchina. Interviene, trova che nella parte anteriore della macchina vi era un proiettile che lui lo reperisce, viene repertato, risulterà essere un bossolo calibro 38 special. Nota sulla parte anteriore della Fiat 1, nota che sul sedile di dietro vi era un altro bossolo, ma non lo prende per non manomettere eventuali impronte, per non entrare nella macchina, perché la macchina era una Fiat 1 con tre porte, quindi di dietro non aveva gli sportelli, e il vetro è chiuso di dietro. Lascia il secondo bossolo, lo porta, la macchina viene sigillata, viene portata nell'officina dei carabinieri qui di Bologna. Macauda entra ai servizi e chiede ai colleghi quanti bossoli sono stati ritrovati sulla Fiat 1 bianca. Gli viene risposto che è stato ritrovato un solo bossolo. Lui invece sa che i bossoli erano due. Quindi prende una torcia, sale sul ponte e guarda dentro la macchina, ci sono le testimonianze dei due appuntati meccanici, guarda dentro la macchina alla ricerca dell'altro bossolo.
Quando verrà scoperto, dirà che lui il bossolo ce l'ha messo quando la macchina era sul ponte. Il bossolo non può averlo messo quando la macchina era sul ponte, perché la macchina, oltre ad essere sigillata, era una tre porte e di dietro non ha finestrini. Quindi lui, il bossolo, non poteva buttarlo sui sedili di dietro. Quindi il bossolo che c'era, fu trovato sulla macchina, ce l'aveva messo lui prima che la macchina venisse ritrovata. Poi dopo aver fatto i depistaggi, limò il cane della pistola perché non si risalisse a lui, che erano stati sparati con lui i bossoli dei testoni, però provvide anche a limare con la punta del trapano l'interno della canna, perché altrimenti con una perizia si poteva risalire se quella pistola aveva lasciato sul proiettile la stessa rigatura, sparando un proiettile con quella pistola e prelevandolo per fare l'esame comparativo della rigatura, si poteva risalire se quell'arma aveva effettivamente sparato ad Errini. D'accordo. Ci sono altre domande? Signor Presidente, senta, lei ha parlato di perizie poco fa che non sono state fatte bene o meno, secondo lei sono insufficienti? Certo. Ha detto che c'è un altro bossolo che non è stato periziato? No, è l'altro bossolo, quello che è stato poi rinvenuto. No, ma c'è un altro bossolo. C'è un terzo bossolo ritrovato dal carabiniere cioè il nome questo mi verrà nel momento, da un carabiniere adesso che si è congedato ed abita vicino Firenze, Falcioni Alessandro. Fu ritrovato un bosso nel cortile del nucleo operativo, venne dato al maresciallo Nocco, fu fatto un rapporto, inviato al dottor Spinosa, che allora conduceva le indagini, perché ne facesse il dovuto uso. Questo bossolo, dopo 3 anni, quando io ho potuto, è stata chiusa l'istruttoria, è stata depositata l'istruttoria e sono stato assolto, ho potuto prendere visioni, io l'ho trovato ancora nella busta chiusa, così come era stato mandato. E su questo bossolo non c'era, tra gli atti delle perizie, non risultava da nessun atto che su questo bossolo fosse stata fatta una perizia. Questo 3 anni dopo l'omicidio Stasi Terribile. Sì, ma quando fu trovato questo bossolo? Il bossolo fu trovato nell'immediatezza, subito dopo l'omicidio. Lei da chi ha saputo di questo rinvenimento? Agli atti il bossolo? Il bossolo è agli atti in una busta, ritrovato dal carabiniere Falcione Alessandro. Il maresciallo Nocco fa una nota, lo manda nel fascicolo del processo Stasi del Rio ed è rimasto lì da allora. Ma in che posto fu trovato? Nel cortile del nucleo operativo. No. Sul posto in Castelmaggiore, dove fu rinvenuto? Questo bossolo? No, questo bossolo fu trovato nel cortile del nucleo operativo. Quindi questo sono uno di quei tentativi che alcuni carabinieri onesti... No, aspetta. Proveniva da Castelmaggiore? Dico, uno di quei tentativi che alcuni carabinieri onesti, che io ritengo onesti, hanno cercato di inviare affinché si facesse meglio luce su quel duplice omicidio. Vabbè, vado avanti. Senta, lei ha parlato poco fa che c'erano due appuntati meccanici quando ha spiegato la storia di Macauda con la torcia, eccetera. Ha detto due appuntati meccanici, lei si ricorda i nomi? Sa dirci? Sì, certo, i nomi dell'appuntato non me li posso ricordare. Tutto gli atti. Dice che però tutto, ci abbiamo tutti gli atti. Ha detto che tutto gli atti. Lui fa una ricostruzione di atti che conosce, diciamo, a memoria. Se ci può dare i nomi, perché stamattina... Ma non ci dia i nomi, agli atti, due addetti all'officina, così ha detto. Sì, stamattina però abbiamo chiesto al colonnello Carnevale... Non li ricordava, che comunque è facilissimo... Se ci può dire, per vedere se ci può essere una contraddizione o meno successivamente. Ma che contraddizione? Dice che ci sono gli altri, o ci sono o non ci sono, quali controlli? Conosciamo, capito? Senta, un'ultima domanda, la prego, un attimo di pazienza al finito. Questa difesa, ma credo anche si interessa anche della corte, dei giurati soprattutto, che non hanno mai sentito... Certo. Ecco. Ci può giurare. Sì, credo che possa essere utile anche per i giurati per capire di più. Perché lei venne indagato sulla storia di Castelmaggiore? Perché lei, pare che fu inquisito, arrestato? Perché caddero su di lei questo tipo certo, di... Certo, ce lo può dire così? Ecco, come furono indirizzate, le spiego da come risale. Quando... appresero i carabinieri del nucleo operativo, appresero
Bisogna dire che questo, che subito dopo l'omicidio Stasi Del Rio, tutte le indagini furono volutamente, dico volutamente, indirizzate verso la droga. Verso? La droga, verso Nitto Santa Paola, verso una pista della droga. Compresa una cosiddetta pista della droga, nonostante alcuni giornalisti tipo Leoni del Carlino già aveva ipotizzato un'eventuale diciamo connessione con gli assalti alle coppe, e che in quella sera verso quell'ora circa doveva passare il furgone. Le indagini furono indirizzate diciamo verso la pista droga, una cosiddetta pista droga. Quando io dico al maresciallo Porquetto, dico guardi che quello che ho visto, diciamo i carabinieri cambiano la loro direzione e si inizia verso una pista rapina, perché la mia deposizione avvalorava l'ipotesi che i carabinieri erano stati uccisi nel seguito di un tentativo di rapina alle coppe. Viene cambiata. C'è un documento dalla quale nasce inizio di incriminazione. Vengono fermati tre ex carabinieri all'uscita dell'autostrada di Foggia. La sera del 16, e badate bene che questa è una data fatidica, la sera mi sembra del 16 ottobre del 1988, la data posso sbagliarla, vengono fermate queste tre persone che risultano poi essere tre ex carabinieri. Gli vengono trovate fucili e pistole. Vengono fermate su un'alfetta targata Ferrara, mi sembra, se non sbaglio, targata Ferrara, e rubata a Imola. Vengono fermati la notte in cui a Bagnara di Romagna, in una caserma dei carabinieri, avvenne la famosa strage di Bagnara. Vengono fermati. Il giudice Spinosa chiede, attraverso un documento mandato al nucleo operativo, di portare su quelle armi affinché venissero effettuate delle perizie balistiche. C'è una nota che gli risponde il nucleo operativo, il capitano Tricare, che dice non c'è nessun bisogno di mandare a prendere quelle armi e fare una perizia, perché gli ex carabinieri Totoro Michele eccetera 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 non hanno mai prestato servizio assieme a Macauda. Si allega la nota da cui si fa il mio nome, Steriti Paolo, come possibile accusato per la vicenda dell'omicidio di Castelmaggiore. Vi porto il documento, l'atto, ve lo mostro se volete. Da lì Paolo Steriti, quando si sono resi conto che io avevo visto qualcosa e che questo qualcosa era pericoloso, dovevano decidere o farmi fuori o incriminarmi. Hanno preferito incriminarmi affinché non potesse avere il suo vero valore quello che ho visto a Castelmaggiore quella sera, che vidi queste due persone davanti alla coppa. Questo è stato il motivo, l'aver visto queste persone è stato il motivo che mi ha portato alla mia incriminazione. Questo è stato il vero motivo che ha portato alla mia incriminazione. Però sono contento di questo, perché sennò io fino ad oggi non saprei perché tanti innocenti sono stati ammazzati. Tanti. Sento un'ultimissima cosa, per favore. Ha detto che questi carabinieri che furono fermati a Foggia erano a bordo di un'alfetta, certo, targata Ravenna o Ferrara. No. Visto che conosce tutti questi particolari, si ricorda anche il colore? In una Lancia Teman, no, c'ha gli atti comunque. No, siccome ricorre questo fatto dell'alfetta... Lancia Teman, una Lancia Teman, non alfetta, Lancia Teman. Una Lancia Teman. Ed era stata rubata a Imola, a 7 km da Bagnaro di Romagna. Ci presento, io non un altro, la ringrazio. Presidente, chiedo scusa, sono solo due piccoli chiarimenti su alcune circostanze riferite adesso, che penso possano essere utili. Una precede una richiesta per un eventuale test di riferimento. Volevo chiedere questo, il possibile terzo bossolo, perché ancora non... Come? Il possibile terzo bossolo, io lo chiamo così perché noi abbiamo... Sì, d'accordo, non ci capiamo, non l'avevo sentito. Ecco, se il Steriti sa per quale motivo questo terzo bossolo, di cui noi non abbiamo conoscenza, confluì a suo dire nel fascicolo
per l'omicidio dei carabinieri Stasi e Riu, posto che a suo dire fu trovato nel cortile del nucleo operativo. Avvocato, no, Steritti non ha fatto altro che riferire il contenuto di atti acquisiti al procedimento contro gli autori dell'omicidio Stasi e Riu. Ma noi abbiamo il fascicolo Stasi e Riu, le assicuro che noi ne abbiamo due, allora, di posto, non tre. Per questo signor, io dico asserito, perché finché non lo proviamo... C'è una cosa che lei prima quanto diceva che voi avevate tutti gli atti del processo. No, io non ho detto questo. Avete detto, noi conosciamo tutti gli atti del processo. No, noi no. Abbiamo le parti, la Corte ha gli atti del processo. Io vi dico questo. La maggior parte delle deposizioni, dei testi, rese spontanee dopo l'omicidio di Stasi e Del Rio, e molte, i conti di banca del suocero di Macauda, e molto materiale, molto importante del processo, immediatamente dopo l'uccisione, Stasi e Rio venne, avvocato mi lascia finire, venne costituito un fascicolo. A un certo punto venne arrestato Macauda ed incriminato per depistaggio. Una parte consistente, dico una parte consistente, tutte le testimonianze importanti che erano state acquisite nell'ambito del processo Stasi e Rio vennero prese e messe nel processo per il depistaggio a Macauda. Fu fatto il primo grado, fu fatto il secondo grado, fu fatta la Cassazione. Il processo ad un certo punto, il fascicolo, rimase a Roma in Cassazione per non so quanto tempo, fino a quando il sottoscritto non si prese la briga di andare a Roma a cercare questo fascicolo. Il fascicolo era sparito, riuscì a farlo saltare fuori, a farlo rimandare a Bologna, presi visione, chiese al presidente della Corte d'Assise di prendere visione, prese visione di questo processo, di questi atti, ed è lì che trovai anche il bigliettino della COP di Via Massarenti e tutta una parte di deposizioni che invece mancavano dal vero processo, dai veri atti del processo Stasi e Del Rio. E se non fosse andata a cercarlo io a Roma, per me era ancora lì quel fascicolo. Comunque, con domani, una parte di contenuto. Signor Steritti, prego. Scusi, qual è il bigliettino della COP di Via Massarenti? C'era un bigliettino trovato in casa di Macauda, che le avevano trovato i finanzieri, avevano fatto la perquisizione, dove c'era una piantina con scritto COP Via Massarenti, via la via che passava di dietro, un'altra via, un'altra traversa di Via Massarenti, dove c'era indicato un ristorante. E molte il bigliettino, io devo avere le copie da qualche parte, sicuramente, e lì si vede tutto. Sì, ma questa carta fu acquisita dopo la rapina. Questa carta fu acquisita nel momento in cui Macauda fu arrestato. E quando Macauda fu arrestato per l'omicidio Stasi e Del Rio, la rapina alla COP di Via Massarenti non era ancora avvenuta. Perché Macauda fu arrestato nel maggio, mi sembra, maggio-giugno 88, e la rapina alla COP di Via Massarenti fu fatta in ottobre dell'88. Beh, allora a questo punto comunque io chiedo, Presidente, diciamo che Macauda aveva già programmato prima la rapina. Presidente. Sì, ma adesso finiamo, è vero? Prego. Sì, ma finiamo, ho due domande. Sì. Una è una richiesta, ovviamente l'ufficio del pubblico ministero approfondirà questi temi e se possibile metterà a disposizione delle parti e la cartina del della COP di Massarenti del Macauda e eventualmente un eventuale altro corpo di reato. Però per far questo io ho bisogno di fare una domanda. Lei ha visto personalmente un corpo di reato all'interno del fascicolo per l'omicidio Stasi e Riu con un bossolo diverso dagli altri due? Certo. Basta. Certo. Il nome del carabiniere lo può ripetere? Il nome del carabiniere che trovò il bossolo. Il nome del carabiniere che trovò questo bossolo, sì, nel nucleo, lì nel cortile del nucleo operativo, sì, e Falconi Alessandro, sì, non fa parte più dell'arma dei carabinieri, abita in un paesino vicino Firenze, io ho anche, certo, l'indirizzo da qualche, certo, parte, certo, e lui consegnò il bossolo al maresciallo Nocco, sì, Leonardo, che prestava servizio al nucleo operativo. Il maresciallo Nocco ne fece una nota, con una busta chiusa mandò il bossolo, sì, al pubblico ministero e lì è rimasto fino adesso. Se non l'hanno tolto. Presidente, allora all'esito degli accertamenti dell'ufficio della Procura mi riservo di scutere come teste di riferimento Falcone. Ultima domanda. Lei seppe ma... Presidente, ultima domanda.
il signor Steriti seppe mai se all'interno dell'autovettura Fiat Uno bianca repertata a seguito dei tragici fatti di Castelmaggiore fosse stata vista un'arma? Abbiamo un passaggio precedente. A me non mi risulta agli atti che io ho letto che qualche teste avesse mai visto un'arma. So che c'erano diverse testimonianze che dicevano che questa uno bianca un giorno c'era, il giorno dopo non c'era, poi riappariva, poi spariva a piacere. Si senta, volevo dirle una cosa, volevo chiederle questo: lei quando riferisce i particolari della sua presenza sul posto a bordo di una auto Peugeot 205 bianca e quando riferisce in particolare che indossava un cappello con visiera, e a chi lo riferisce? Il particolare che usassi un cappello, in particolare che io indossassi o meno un cappello con visiera, non l'ho mai riferito. L'ho riferito adesso perché me l'hanno domandato. Ma lo indossava abitualmente? Io abitualmente, signor Presidente, anche lei mi avrà visto parecchie volte lì al bar sempre con questo cappello in testa. Adesso. Cioè che poi questo qui, del tipo questo qui che... Ne ho due o tre, ne ho quattro, uno è così, uno è grigio, uno è sul verde. Non invochi anche la mia testimonianza. Del vestito che indosso cambio il cappello. Poi dopo, a chi ha riferito invece della Peugeot 205? Il riferimento della Peugeot 205 non lo c'è. Io ho riferito di essere stato dietro ad aver visto queste persone. In particolare della Peugeot 205 io non l'ho mai detto. L'ha detto oggi per la prima volta. La prima volta che fosse su questa Peugeot 205. E vi posso aggiungere un'altra cosa: che quando io fui arrestato nell'ambito con l'accusa di essere uno dei killer dell'Unicistase del Rio, alcuni carabinieri andarono da questa signora e gli chiesero: signora, lei è proprietario di una Fiat Uno bianca, conosce Paolo Steriti? Sì, ricevendo affermazioni affermative. Quindi questa Uno, i carabinieri del nucleo operativo di questa Peugeot bianca, ma chiesero alla signora se la donna se aveva avesse questa macchina. Quale macchina? La Peugeot 205. Ah, perché adesso ha detto uno bianca. Cioè. Se avessero questa Peugeot 205. Perché fecero questa domanda? E se mi conoscevano? Perché le posero questa domanda, lo sa? Questo dovrà chiederla a loro. Perché però su questo punto... Quando l'avrebbero fatta questa domanda? Lo fece quando arrestarono a me. A me mi arrestarono nell'89, la data del mio arresto, due o tre giorni dopo il mio, un giorno dopo il mio arresto, la stessa sera. Quando fui arrestato? L'aprile. Aprile dell'89 mi sembra che fu arrestato. Voglio dire, questo... Cioè, perché pongono questa domanda? Perché lei aveva riferito al maresciallo Porqueddu di questa particolare? No, io non avevo mai riferito al maresciallo Porqueddu di questa 205. Gli avevo sempre detto, per non implicare questa signora, che io ero con la mia macchina. Al maresciallo Porqueddu gli avevo sempre detto di essere con la allora mia macchina. Allora, è possibile che lei abbia commesso dei reati servendosi della Peugeot? Io non ho commesso nessun reato. Cioè, altrimenti perché vanno a chiedere questo particolare? Perché non mi... Perché sono andati a chiedere loro se l'aveva? Perché evidentemente loro, i carabinieri del nucleo operativo, avevano già il numero della targa presomi da Savi. Ce l'avevano già. Ma Presidente, forse su questo punto vale la pena chiedere al teste questo. Quell'auto Peugeot 205, lei era abituale a prendere no, in prestito? Era rotta la mia macchina. E avevo chiesto questa macchina in prestito a questa mia amica. Era un puro caso che io mi trovassi con quella macchina quella sera. Sì. E non la usavo, cioè l'ho usata forse una sola volta e l'avevo quella sera. Quindi l'avevo usata solo quella volta. E lei ci ha riferito il nome e cognome di questa signora, ci può dare anche i recapiti? Perché credo che sia un utile test di riferimento. La signora, ci ho pensato, che mi ha chiesto prima, si chiama signora Maria Grazia ed abita in via Vezza. Sì. Qui a Bologna, allora all'epoca dei fatti aveva una casa su verso Pianoro, su a Brento, abitava lì, i carabinieri andarono lì in questa casa di Brento e gli chiesero alla signora se lei aveva una Peugeot 205 bianca e se mi conosceva, ricevendo una risposta affermativa. Senta, senti, mi dica un'ultima cosa, lei ha letto gli atti del processo Savi? Delle dichiarazioni di Savi? No, non li ho letti perché... Lei però ha a casa una quantità di atti processuali. Certo.
quelli ai quali ha fatto riferimento oggi nella sua deposizione. Certo. Ecco, questi atti è opportuno che lei li metta a disposizione della Corte, almeno in copia, perché poi estraiamo copia. Con piacere. Sono gli atti, Presidente, del processo a carico di Steriti d'accordo, e di Giuffrida per concorso nell'omicidio dei due carabinieri. D'accordo. Sono gli atti del processo Macauda archiviato e sono parte degli atti da me forniti del processo cosiddetto della banda delle COP, cioè di quei poveri disgraziati che saranno beccati 30 anni fino a quando poi... Ma non atti del processo Savi? Di questo no. D'accordo. Questo, comunque cerchiamo anche questo con suo rilievo. Vediamo come, Presidente, cioè vorrei se magari disposizioni precise dalla Corte o se no non se so accertarlo come. Se così cortese di acquisire immediatamente una copia di questi atti in possesso del... Io posso verificare se presso il domicilio ci sono atti del processo Savi? No. Nessun atto. Allora la Corte decide di acquisire tutta la documentazione attualmente in possesso del test Steriti. Al quale? No, gli fu sequestrata in seguito alla perquisizione, e quella di sequestrata è in enormi scatoloni piuttosto confusionata. Io penso che la Corte potrebbe più agevolmente chiedere le copie alle cancellerie. No, ma gliele fornisco. No, è un altro problema. Vabbè. Perché gli fu sequestrata con un decreto di perquisizione, cercavano chissà che cosa. Presidente, anche questa parte civile ha interesse che sia fugato ogni dubbio e proporrebbe addirittura, se la Corte è d'accordo, di mandarla a prendere subito questi scavi. Sì, se il signor Steriti non ha nulla. Capisco che di tutte le preoccupazioni quella dell'ora di pranzo tocca la meno di tutte, però bisogna fare tutto immediatamente, non mi sembra, cioè poi ce la possiamo prendere anche purché le cose le facciamo bene. Però voglio dire una cosa, se nella documentazione di cui si sta parlando si parla di un omicidio per il quale ora noi siamo a processo, cioè non vorrei che poi la Corte stia ordinando di acquisire atti che poi sono gli stessi atti per i quali noi stiamo facendo il processo e perciò superando il divieto delle letture. Perciò per me se questa attività deve essere fatta e che venga fatta non ho nessun limite, però non vorrei neanche che andiamo a fare degli atti in questa frenesia. Se mi posso consentire questa parola, che bisogna fare tutto e subito perché solo così è fatto bene. Ecco, cioè probabilmente questo tipo di riscontro è meglio che le faccia la procura, perché altrimenti si rischia di acquisire dei verbali che poi sono quelli sui quali abbiamo sentito i testimoni. Presidente, io potrei indicare una via di mezzo se poi mi dà la parola, perché credo che forse c'è una... meglio chiedere a Steriti libero, ascolta un attimo, sarebbe meglio prima chiedere a Steriti di acquisire a qualche fotocopia di documenti che lui ritiene poi spariti dalla documentazione ufficiale, perché se lui dice che quello che è attuale... Allora, prego. In prima battuta noi pensavamo che potesse essere un'attività del pubblico ministero quella di acquisire immediatamente gli scatoli che contengono. Allora, chiedo scusa, avvocato Maesano, forse questo può chiarire le questioni. Noi come Corte chiediamo l'acquisizione di tutti quei documenti ai quali ha fatto riferimento il test Steriti e che il test Steriti mette volontariamente a disposizione della Corte previa cernita di questi documenti. Poi può essere interesse del pubblico ministero ogni altro tipo di attività, ma questo fa parte delle competenze del pubblico ministero che si muoverà secondo le proprie decisioni. D'accordo? Credo che sia la cosa... Siamo d'accordo. C'è un'istanza perché venga ascoltata la teste Maria Grazia Cignani... D'accordo, questo non c'entra adesso con il teste. No, adesso cerchiamo di risolvere questo problema. Il teste di riferimento di... Sì, però non c'è bisogno che sia presente il teste. Allora, comunque credo che il pubblico ministero abbia già provveduto
Allora, teste stelite, noi ci vediamo alle ore 16 di oggi. Presidente. Io non so se lei è in grado già nel pomeriggio per le ore 16. Magari le 17. Alle 17. Allora veniamo alle 17. Lei per le 17 ci deve portare questi quelli spariti, comparsi, ricomparsi, tutte queste cose qui, magari con delle carpettine. Non sono poi tanti questi. Non tutti in maniera compatta, anzi voglio dire, più selezionati sono meglio è. Però signor Presidente, è uno scatolone di roba che fu, tra l'altro, io l'ho ordinato bene in tante carpette, è stato preso perché è stato fotocopiato. Quelle ai quali ha fatto riferimento. Io ci metterò un po' a cercarli. Presidente, allora, visto che con questo tipo di scelta dobbiamo attendere ovviamente la selezione che farà il signor Steriti, io ne devo approfittare in questa sede a chiedergli formalmente se ha, se dovesse trovare nella sua disponibilità copia del corpo di reato indicante il terzo bossolo di portarcela più presto. Fa parte degli Io non ho la fotocopia del bossolo, io avrò fotocopia del rapporto mandato con allegato il bossolo. Certo, questi atti qui lei li ha capiti perfettamente. Presidente, chiedo scusa. Allora ci vediamo alle ore 17. Aspetta, presidente. Ma io posso aspettare. No, interferisce la procura se insieme allo Steriti, anche per garantire la genuinità, va personale. Perfetto. Perfetto. Così verifichiamo anche, scusate, non ho detto una parola da mezz'ora. Così verifichiamo anche la genuinità o meno dell'asserzione dello Steriti in ordine all'eventuale possesso di atti del processo su Fabio Savi. Benissimo. Senta, professor, quindi lei procederà, va bene, a questa cosa. Grazie. Qui e magari sarà accompagnato un ufficiale di PG. No, presidente, chiedo scusa, fa parte dell'ordinanza della Corte. Io... Quale? L'ordinanza della Corte è questa qui, è chiara? Ecco, se può essere estesa anche al compito di chi accompagnerà lo Steriti a verificare. Questo riguarda l'attività del pubblico ministero. È inutile sovrapporre le cose. Basta che sia chiaro che ci sia anche un accertamento circa l'indisponibilità di atti del processo. Non siamo nati ieri. Che è la cosa più importante. Avvocato, non siamo nati ieri. Presidente, avevo un'ultimissima domanda. Lo possiamo sentire dopo? Le domande vengono si continuano. Alle 17. Si continua con le domande? Ma che domande adesso? Stiamo andando via tutti. Alle ore 17. Si continua con le domande anche al test. Ah, noi riprendiamo alle 16 e il test Steriti comparirà alle ore 17. Sì. Assistito dal suo difensore. Che c'era un'ultimissima domanda da fare, quindi la facciamo dopo. E dopo. Posso andare, signor Presidente? Grazie. Grazie, ci vediamo più tardi. Presidente, come preferisce la Corte? Io ho qui un verbale di operazioni compiute. Sì. Forse è il caso di dare atto prima di sentire il test dell'operazione compiuta. Vi produco il verbale o volete sentire uno degli operanti? Sì. Diamo lettura del verbale. Come? Diamo lettura del verbale? Prego. Allora, ha operato personale dell'unità interforze, persona del maresciallo Pironti e del maresciallo Tani. Allora, il 3 ottobre, eccetera, eccetera, in Bologna presso lo studio legale dell'avvocato Bezzigari, perché questi documenti erano presso lo studio con il consenso ovviamente del legale. I suddetti marescialli appartenenti all'unità operativa redigono il presente atto per far risultare quanto segue. In data odierna, alle ore 15.30, a seguito di udienza presso la Corte d'Assise di Bologna, nella quale si tiene il processo della cosiddetta 1 bianca, è stato escusso in qualità di testa il signor Steriti Paolo, noto a questo ufficio e difeso nella circostanza dall'avvocato Bezzigari. In seguito alle dichiarazioni rese dal testo, è stato necessario da parte dello stesso acquisire documentazioni di suffragio o riscontro alle affermazioni rese in sede dibattimentale. Pertanto, detto materiale, in quanto ubicato presso gli uffici del citato studio legale, è stato oggetto di ricerca da parte del signor Steriti ed individuato lo stesso all'interno di uno scatolone di cartone alloggiato nel corridoio centrale di detta struttura ed è stato prelevato. Si dà atto che i verbalizzanti, assistendo alla consultazione del materiale cartaceo da parte dell'escusso, hanno appurato che all'interno del cartone si trovavano all'atto dell'apertura numerosi faldoni contenenti a loro volta documenti facenti parte di fascicoli processuali aventi ad oggetto il procedimento per il duplice omicidio a carico dello stesso Steriti nei confronti dei carabinieri Stansi e Del Riu, uccisi in Castelmaggiore il 24-88. Il procedimento a carico di Macauda Domenico, relativo al depistaggio dallo stesso effettuato a seguito dell'episodio criminoso di cui sopra. Vi sono inoltre stralci di atti relativi al processo della cosiddetta banda dei Catanesi. Tali atti furono sottoposti a sequestro in data 7
settembre 93 da parte del GOA della Guardia di Finanza di Bologna su richiesta della Procura di Bologna nella persona del dottor Giovanni Spinosa. Gli stessi furono sequestrati presso l'abitazione di Steriti Paolo e ne venne disposto il dissequestro alcuni mesi più tardi. Si dà atto che il signor Steriti preleva dallo scatolone una serie di atti che porrà in visione alla Corte d'Assise. I militari verbalizzanti, da una consultazione della documentazione effettuata unitamente al signor Steriti, hanno appurato che all'interno dello scatolone è ubicato materiale cartaceo antecedente al novembre 1994, fatta eccezione di alcuni quotidiani, Il Resto del Carlino, riportanti articoli riguardanti l'arresto dei fratelli Savi e dei suoi complici, novembre e dicembre, e dei loro complici, novembre-dicembre 1994. Si dà atto che all'operazione di servizio ha assistito l'avvocato Marcantonio Bezzigheri, difensore di fiducia. Si dà altro altresì che è stata visionata la sola documentazione descritta nel presente verbale, trattandosi di attività compiute in uno studio legale. L'ho letto e poi ve lo allego al verbale. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Dunque, è arrivato il testimone? L'altro sta arrivando perché... Vedo però che è presente... Chi? Steriti Paolo. Vogliamo... Che se si accomoda, signor Steriti. Grazie. Dunque, le rinnovo il richiamo alla facoltà che lei ha di non rifiutarsi di rispondere, non se ne vuole avvalere di questa facoltà. Ha fatto una carpetta di questi atti? Ho trovato pochissima roba, ho portato... Pochissima roba. Se posso cominciare, ecco qui riguardo il primo, io l'ho messo così alla rinfusa, ve li do così come sono. Questo è riguarda quel famoso bossolo, l'atto di ritrovamento e di trasmissione alla Procura della Repubblica. Quello che sarebbe il terzo bossolo. Il terzo bossolo. Poi. Qui abbiamo l'atto del bigliettino, questo carabiniere che... Allora, aveva trovato il bigliettino. Numeriamo e sigliamo. Allora, si tratta dei fogli 1 e 2, numerati e siglati dal Presidente. Poi? Il bigliettino della COP, dove c'è rimesso scritto COP, palesemente via Massarenti, via rimesse e trovato a casa di Macauda. Sì. La copia di un telegramma. Quindi il documento. Quello che lei ha definito stamattina, sì, lo schizzo, diciamo, della COP. Della COP di Massarenti. Sì, qui c'è un altro. Pagina 3. C'è una ricevuta. Scusi, Steriti, se la interrompo. Presidente, per chiarezza, per evitare qualsiasi equivoco, quel documento era già in possesso del nostro ufficio perché era stato rinvenuto, sì. E c'è un'attività integrativa in corso. No, lo dico per chiarezza, ecco. C'è un'attività integrativa in corso. Sì. Questo non so se era già in possesso, e l'ha ricevuto di un vaglia mandato a Macauda da Napoli, in cui scrive: i carrelli corrono, corrono, vedi se sono arrivati dalle tue parti. C'è scritto: i carrelli corrono, vedi se sono venuti dalle tue parti. Scusate il ritardo. Ciao Enzo. E la fotocopia di un... La fotocopia? Di una ricevuta di un vaglia spedito da Macauda e trovato in casa sua in sede di perquisizione. Che è il foglio 4. Poi che cosa vi succede? Abbiamo la deposizione dell'appuntato Parisi Placido e Gallinaro Vincenzo, erano gli appuntati che prestavano servizio nell'officina e che dicono... Ecco, anche su questo... Quando è arrivato Macauda... Chiedo scusa, Steriti... Avete già... Se lo volete, se no io li tengo. No, ma aspetti, no, ma io devo chiarire ogni passaggio per evitare. Ho già svolto, l'ufficio del Pubblico Ministero ha già svolto attività integrativa a suo tempo, su queste circostanze sono già stati sentiti e non erano stati introdotti all'Assise perché si riteneva eventualmente di esercitare le facoltà ex articolo 507. D'accordo. Comunque, come documento cui ho fatto riferimento, sono quindi ai fogli 5 e 6. Ecco. Questo è, sono due le deposizioni rese da me nell'immediatezza dell'omicidio dell'armeria al dottor Mauro Monti, che era competente di questa indagine, in cui faccio delle considerazioni. Sono i fogli 7, 8, 9, 10 e 11. In verità sono sue note
sono sue missive. No, è una deposizione, è una deposizione. No, qua dice ad integrazione della deposizione, c'è manca. Una deposizione lì, nelle pagine successive. Poi c'è una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma c'è una deposizione. Non c'è qui nelle carte che lei mi ha dato. Allora si c'è una che integrazione manca. Alla deposizione no. 2 maggio 91 e poi sì. C'è una missiva raccomandata con ricevuta di ritorno. Sì, comunque allora manca la manca il verbale, Perché quello lì evidentemente non ho potuto una volta reso non ho potuto fotocopiarlo. Vabbè. Qui c'è la lista delle coppe rapinate a partire dal 1 febbraio 1986, coppe di Stalingrado, l'8 febbraio 86 coppe di via Manin, il 9 ottobre 86 coppe di via Dalla Barca, il 28-1-1987 il furgone di via Giardini che raccoglieva sempre i soldi delle coppe, il 9-3-87 il furgone a Funo di Argelato, sempre coi soldi delle coppe, il 2 marzo 87 la coppa di Sasso Marconi, il 39-1987 il furgone di via Odofredo, sempre coi soldi delle coppe, il 19-2-88 la coppa di Casalecchio, il 16-4-88 la coppa di Castelmaggiore, il 13-10-88 coppa di via Massarenti, il 26-6-88 la coppa di via Barbieri, tentativo Castelmaggiore, tentativo, e il 26-6-89 coppa di via Corchi. La lista di poi quelle rapinate coppe in Romagna e un rapporto di PG dietro allegato. D'accordo. Questo figura tutto questo materiale a foglio 12. Quest'ultimo elenco, Presidente, è un appunto dell'imputato o è... C'è un appunto dell'imputato? Sì, dell'imputato, pardon, del test. E poi c'è un rapporto, 27 ottobre 86. A proposito di rapporto, aggiungerei anche questo. Dottor Surace. A tutte quelle... E indagine rapporto del vicequestore dottor Pezzano. È un rapporto, credo che non c'entri nulla con questa... No, quello è il rapporto su quelle rapine, e anche questo... Ah, i danni di... sì, sì, ho capito. Dunque, il rapporto, 27 ottobre 86, firmato, dottor Surace, indagine il rapporto del vicequestore aggiunto, dottor Antonio Pezzano, e dell'ispettore Giulio Lesti. Non ce l'abbiamo... Non è... Quindi voglio dire, c'è un problema di acquisibilità di anche questo. Perché, sì. Perché fa riferimento a questo rapporto? Perché è molto interessante quello che dice, si dice cioè... nel rapporto. Se lei me lo dà, trovo le parti interessanti. Parla, più parla di alcune guardie giurate che, insomma, dicono... Sì? Dicono di una guardia giurata, tra l'altro, che è stata rapinata per ben 3 volte, che dice il malvivente con una mano mi teneva puntata la pistola, con l'altro mi ha strappato la borsa e con non so quale altra mano mi ha dato un ceffone. Insomma, sembrava che questo rapinatore avesse 4 mani. Non solo quello, ma poi si fa un'analisi sulle rapine e che dice che erano rapine anche quanto... si poteva, non c'era niente tra i banditi e la refurtiva, loro uccidevano, sparavano, anche questo qui viene detto in questi rapporti. Questo è un identikit. Aspetti, c'è un rapporto 7 novembre 88. No, manca l'ultima pagina. Beh, forse è Criminal Poll Emilia Romagna, rapina in danno di guardie giurate, dipendenti da istituti di vigilanza incaricate di prelevare gli incassi giornalieri dei supermercati, che noi annotiamo con il numero 12. Sì, 13. 13. Questo è un identikit. 13, ecco. Poi è un identikit fatto, stilato dopo la rapina alla coppa di Forlì. E qui dice, parla di una persona, leggo perché, una persona di 30 anni circa, altezza 1,80, corporatura snella, capelli biondi lisci, pettinati con scrinatura, barba incolta, con baffi evidenziati, occhi castano, viso scarno, con zigomo pronunciato, naso corto e dritto. Ho letto queste cose qui perché la sera abbiamo la deposizione del teste di Castelmaggiore che vede la Fiat 1 bianca davanti alla COP. Prima dell'omicidio di Stasi del Rio. Si chiama Massi
Bonetti Franco, il test, dice: il giorno 16 o 18 aprile 1988, verso le ore 22, mentre passeggiavo sulla via Gramsci di Castelmaggiore, nei pressi dello spazio antistante il supermercato Coop Emilia Veneto di Castelmaggiore, notavo parcheggiata sul lato destro della strada, guardando in direzione Fune di Argelato, una Fiat Uno di colore bianca targata Bologna, con a bordo sui sedili anteriori due persone, mentre sul sedile posteriore forse vi era una terza persona. I tre avevano un faro sospetto e, parlando tra di loro, guardavano lo spazio antistante del suddetto supermercato. Ricordo che quello che era la guida era di corporatura normale, leggermente magro, con un volto scarno, aveva una barba incolta e capelli molto lunghi di colore chiaro, sul rossiccio. Non ricordo quella delle altre due. Cioè, le descrizioni che fa questo test combaciano con questo identikit fatto da altro test alla rapina, dopo la rapina alla Coop di Forlì. L'identikit è il numero 14, il verbale dei Moretti al numero 15. Qui abbiamo questo test, per quanto so io, dico per quanto so io, non sto facendo... telefonò ai carabinieri ed intervennero Stase del Rio per identificare questi occupanti. Negli atti ufficiali non appare niente, appare soltanto un altro rapporto che parla della sera del 17. La sera del 17 era domenica, quindi il test parla o del 16 che era sabato o del lunedì che era il 18. Il 17 era domenica. Qui si fa riferimento in questa nota alla sera di domenica. Dice: in esito a quanto riferito al punto B, quarto spazio del rapporto giudiziario cui la presente fa riferimento, si comunica che effettivamente la sera del 17 aprile 88 l'arma di Castelmaggiore informava telefonicamente il militare di servizio a questo nucleo operativo, il quale riferiva tutto al comandante del predetto nucleo, che stante l'urgenza inviava sul posto un autoradio del locale nucleo radiomobile, che effettuava vari passaggi senza notare nulla di anormale nell'auto segnalata. Qui si ha traccia di un'auto segnalata, ma qui si fa riferire questa nota alla sera del 17, che era domenica, mentre invece il passaggio Stase del Rio lo effettuarono, non posso dirlo come, o la sera sabato o lunedì. Dunque, questa è una nota 28 giugno 88, no, la nota del 28. Numero 16 del nucleo operativo Gruppo Bologna, Carabinieri Bologna. 15-16. Prego. Poi abbiamo tre deposizioni che sono agli atti del processo, di Matucci Stefano, Biagi Sabrina e Ferraresi Paolo. Ve ne leggo la parte concernente. Dice: alle ore 21.50 circa del 24-88, loro erano le persone che erano ferme al passaggio a livello dietro ai carabinieri e che videro quando hanno ricevuto la chiamata. Li abbiamo sentiti. Sì. Sono ai numeri 17, 18 e 19. Questo è Rinaldi, un altro test che vede arrivare i carabinieri in via. Lui abitava proprio nel palazzo di fianco alla Coop, stava uscendo e li vede arrivare, quindi si ferma, li fa passare. Sì, anche questo abbiamo sentito. Queste sono il numero 20. Due piantine che dovrei, che le ho portate, ma forse non servono, la piantina di Castelmaggiore. Questi sono due articoli giornalisti apparsi immediatamente dopo l'arresto di Macauda sul giornale di Milano, uno è del 10 luglio e l'altro del giorno successivo, scritti dal Pucci Andrea, giornalista del giornale, in cui si parla di una perquisizione effettuata a Rimini, appunto sarebbe poi la perquisizione di Villanelli, in cui sarebbe stato trovato, dico, materiale che collegava Macauda alle rapine sulla costa romagnola, e lui fece questi articoli. 21. Questo articolo il giornalista lo fa perché aveva ricevuto due telefonate da una persona. 22, due articoli del giornale. Da una persona che lui ritenne fosse un appartenente, diciamo, all'arma,
e che dice qui, oltretutto che l'interrogatore si è fatto presso sulla vicenda telefonata, senso che Davide diceva qui, l'anonimo mi parlò di Rimini, di roba che collegava Macaudi, anzi il brigadiere Macaudi, a delle rapine sulla costa romagnola. Mi sembrava molto circostanziata, nel senso che dava l'idea di avere consapevolezza di quello che stava dicendo. Non ho controllato la fonte, anzi su disposizione del vice direttore sono andato a Rimini, ho parlato con i carabinieri di Rimini hanno smentito la notizia, ho parlato con il comandante, eccetera, eccetera. Tengo a precisare, dice, che l'anonimo interlocutore parlò di perquisizione domiciliare nel corso della quale sarebbe stata trovata della roba che collegava Macauda a delle rapine sulla costa romagnola. L'uso del linguaggio tecnico, comunque non da strada, mi fece pensare che l'anonimo interlocutore potesse essere un militare o comunque una persona abituata ad un certo linguaggio. Ad esempio, uso il termine roba rinvenuta e non quello roba trovata, come in precedenza verbalizzato. E quello che fatti gli articoli, questa è la deposizione che lui poi fa al giudice Spinosa. Questo è il bigliettino e il carabiniere Travaini Massimo, che aveva trovato 23. Il biglietto e poi viene mandato il biglietto di Villa Nelia, di proprietà dell'appuntato deceduto per collasso cardiaco nell'89 e che era proprietario della... Qui abbiamo due deposizioni. Presidente, chiedo scusa, è lo stesso test che dobbiamo sentire? Sì. Grazie. Uno dalla moglie. Aspetta un secondo. D'accordo, questo uno resta dalla nota dalla... 13 luglio 88, sì. A firma del capitano Tricarico, da dove risulta, scusi, che è stato rinvenuto dal carabiniere? Dovrebbe dirlo lì. No. No. E comunque risulta da una, evidentemente allora da un altro rapporto. La nota è a firma del capitano. Sì, ma fu rinvenuto, infatti lo dice anche lui in un'altra nota, si vede che è sfuggita, in cui dice fui a trovare il biglietto di Villa Nelia nella scrivania di Macauda. Comunque qui non è detto chi fu e questo documento porterà il numero 24. Si vede che è sfuggito. Comunque a lei è stato detto dal carabiniere che era stato... No, c'è agli atti, c'è una deposizione dal quale dice il carabiniere fui a trovare il biglietto di Villa Nelia nel vocabolario di francese. Il vocabolario di francese, forse voi agli atti l'avete questa deposizione. È il documento poi rinvenuto e sequestrato ai danni del Macauda presso il nucleo operativo. Prego. A conseguenza di questo articolo di questo giornalista, il dottor Spinosa, allora che aveva in mano le indagini, interroga la Pirrani Laura, che era la gestore della pensione, che dice di non conoscere Macauda, ed una cameriera che aveva prestato servizio a Villa Nelia 3 anni prima, quando Macauda non era nemmeno arruolato nell'arma dei carabinieri, però non ha mai sentito l'appuntato dei carabinieri che poi... è deceduto ed era il marito della gestionaria della villa. 26 e 27. Abbiamo poi un rapporto della Legione Carabinieri di Bologna, nucleo operativo, del 1 ottobre dell'88 su le munizioni acquistate. Si segnala inoltre i nominativi dei militari di questo nucleo che risultano aver acquistato le munizioni con riportato a fianco la data dell'acquisto, il calibro e il numero delle munizioni. Allora, carabiniere Chialderon Francesco, il 21-10-86, e vi prego di tenere bene in mente la data delle rapine, che cominciano nell'86, 50 colpi calibro 10,4. In data 21-10-86, 50 colpi calibro 7,65. Il 21-87, 50 colpi calibro 7,65. In data 9-6-87, 100 colpi calibro 22 Luger. In data 9-6-87, 50 colpi calibro 320C, non so quale sia questa sigla. Carabiniere D'Alessandro Massimo, 22-12-87, 100 colpi calibro 38 Special. Carabiniere Dalmaso Iedere, data 29-3-88, 50 colpi calibro 38. Data 3-10-87, 200 colpi calibro 9 Parabellum. Brigadiere Faletta Caravasso Toni, data 29-5-87, 50 colpi calibro 38.
Brigadiere Falletta Caravasso Toni, 12.387 50 colpi calibro 38 Winchester, 26.387 50 colpi calibro 9 Parabellum, 26.387 50 colpi calibro 38 Special blindati. Carabiniere Dalmaso Iader, il 27.10.87 100 colpi calibro 22, 27.10.87 50 colpi 6.35 fiocchi. Carabiniere D'Alessandro Massimo, il 22-12-1987, 100 colpi calibro 22 Winchester. Bisogna dire che molti di questi carabinieri erano a fianco a Macauda, sia quando Macauda fece il primo depistaggio ad opera dei Moncada e sia ad opera dei Testoni, in particolare D'Alessandro e Dalmaso. E quando gli viene contestata a Macauto in un primo momento l'omicidio dei carabinieri, lui dice che a quell'ora era a casa, che lo poteva confermare il carabiniere D'Alessandro Massimo. Ecco, anche su questo passaggio informo la Corte che, limitatamente agli ultimi due nomi che ha indicato lo Steriti, è stata già svolta attività integrativa in ordine ad acquisti di munizionamento calibro 38 presso l'Armeria Volturno, perché sono gli unici registri che io ho, per cui anche questo mi ripromettevo ex 507 di sottoporvelo quando poi andremo ad affrontare quell'episodio. D'accordo, grazie. 28 documento. Ecco, qui abbiamo quelle incomi di cui parlavo, Prefettura di Bologna, un incomio fatto a vari carabinieri, tra cui compaiono nello stesso, tra gli encomiati, il capitano Umberto Malato, Macauda Domenico, Basilotta Alessandro, Tricarico Mario Porquedo Aldo e anche quel carabiniere Vinerba, che è quello che dice di aver dato le patenti, Vinerba Massimo, di aver dato le patenti a Macauda. C'è inoltre una scheda di Macauda. A chi dice? Vinerba Massimo, quello che dice di aver dice? Macauda cita Vinerba Massimo come colui che gli aveva dato le patenti che lui aveva poi usate nei depistaggi. C'è del materiale una scheda di Macauda, il materiale da cui si risale che lui aveva prestato un periodo di 90 giorni di servizio per essere l'AFSAUT di Napoli. Si tratta di numero 3-6 fogli che vengono tutti indicati con il numero 30. Questo è un articolo datato 17-11-88 che parla della strage che avvenne nella caserma di Bagnara di Romagna. Ho portato questo qui perché l'articolo chiaramente fu scritto il giorno dopo la strage, soltanto per compararlo con questo rapporto che in 10-2-89 la Procura di Repubblica di Bologna chiede al nucleo operativo con un fono 1037 A88 RGPG Bologna. Dice: per indagine di polizia giudiziaria relativa all'omicidio dei carabinieri Stasi e Del Riu, richiedo autorizzazione a prelevare a mezzo militare del nucleo operativo CC di Bologna le armi rinvenute il 16-11-88, vale a dire il giorno della strage di Bagnara, in San Severo, a bordo della Lancia Tema targata Ferrara 41-22-80, rubata a Imola il 4-11-88. All'esito delle indagini sarà riportato. A seguito di questa richiesta, in data 2 marzo 89, in riferimento alla richiesta 1037 A88, che è questa qui vi ho appena citato, riferimento alla richiesta si comunica che gli ex carabinieri Pertosa Antonio, nato a San Severo il 27 Civo, Totoro Michele, Fontanella Pietro, nato a San Maria Capovedere, non hanno mai prestato servizio con Macauda nello stesso reparto, poiché quando venne arruolato il citato Macauda, i tre erano stati già congedati rispettivamente, eccetera, eccetera. Si allega alla presente la comunicazione giudiziaria emessa dalla signoria vostra nei confronti di Steriti Paolo, riportando del resto. Anziché rispondere con le armi non servivano più, le perizie non servivano più perché Macauda non ha prestato servizi. Questi tre carabinieri, e si legava la comunicazione giudiziaria nei miei confronti. Così che io entro nel processo. Queste sono dichiarazioni
rese subito dopo la resta di Macauda, una del maresciallo Pilotti Ezio, sempre in quella lista con Macauda, che dice che lui aveva sentito parlare di un solo Bossolo, Malato Umperto, che comandava il nucleo radiomobile di Borgo Panigale, che dice che lui aveva sentito parlare di un solo Bossolo, Basilotta Alessandro, anche lui aveva sentito parlare di un solo Bossolo, si presentano spontaneamente a dire che per confermare quello che diceva Macauda, il capitano Tricarico che dice che lui non aveva mai fatto, ecco, la persona morta era Martelli Maurizio, il proprietario del Cascinale, che è stato investito da un'auto mentre andava da Castenaso a Medicina, che lui non ha, dice che non ha mai sentito parlare di questo. Qui ci sono i saldi, diciamo le operazioni bancarie fatte dal suocero di Macauda, che come appuntato di polizia in pensione aveva un discreto giro, diciamo, bancario, forse meglio di una qualsiasi ditta, 30 milioni, 12 milioni, giornaliere 22 milioni, 16, 22, 31, 20, 40, 18, 24, 32, 19, un giro di milioni che credo che nemmeno un'azienda ben in sesto avesse. Sono tutte quante, giusto. Dunque l'insieme di questi documenti bancari in fotocopia porta il numero 38, non special. Si tratta, vediamo quanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 documenti relativi a movimenti bancari. Poi abbiamo il verbale dalla quale risulta che a Franco, Balsano Franco, era stata trovata una di queste famose patenti e che quindi lui era il fratello di uno dei miei coimputati. Di Pino. Sì, di Pino. Questo è il numero 39. La, un atto in che cui... è un suo coindagato, è così? Sì. In questo stesso episodio Stasi Levi. Sì. E Belinati William, Balsamo... Il fratello di uno... Balsamo Franco e... Balsano Franco. Balsano si chiama? Balsano. Balsano. Ah, sì, sono, no, Balsano, Balsano Franco. E questo è un atto Balsano dalla quale Franco risulta che eravamo stati anche coimputati. Io e il Bellinati William, fratello del Bellinati Zingaro ucciso lì in via Gobetti. 40. D'accordo. Ecco, questi sono gli atti. Solo una cosa, Presidente. Ci dia anche questa carpetta? Pure la carpetta che ha avuto. Gli do anche la carpetta. Perché quindi ha dei fogli che non ci ha dato. No, ci dia anche quei fogli che non ci ha dato. No, questi li tengo. Come io no? Perché no, questo no, è un doppione, questo è un identikit, ve l'ho dato, queste sono le copie sono della doppioni piantina. C'è una lista di quelli che io ritenevo... No, confermo, sono doppioni. C'è una lista di quelli che io ritenevo i mandanti dell'omicidio, ma quella non ve la do. Ascolti, c'è un atto, signor Steriti, c'è un atto cui lei ha fatto riferimento, ma che non... ha allegato. Allora si vede che c'è sfuggito. Ecco, sinteticamente, che cosa dovrebbe contenere questo atto? È una redazione di servizio, che cos'è? Quale? Quando si parlava di quell'atto che sarebbe stato trovato nel vocabolario, che cosa? Sì, una relazione, è un, sì, una dichiarazione che Travaini Massimo da Spinosa, il carabiniere Travaini Massimo, quello che dovrebbe venire a testimoniare, sì, da Spinosa, e che dice che fu lui a trovare il biglietto di Villa Nelia nel vocabolario di francese trovato nella scrivania di Macauda. Macauda era stato arrestato, gli fu detto a questo carabiniere di fare ordine nella scrivania di Macauda e lui trovò questo biglietto che lo diede poi a Tricarico, che poi fu mandato. Allora, questo documento esiste perché lei lo ha letto, visto che se lo ricorda. Sì, è lì. Chiedo alla Corte se sono autorizzato, onde evitare di far tornare ancora una volta in udienza, se sono autorizzato a ricevere dallo Steriti questo documento una volta che lei lo avrà trovato sempre in quello scatolone, immagino. D'accordo. Sì, ma tanto lo troverà anche negli atti. Comunque si potrebbe rendere inutile se Travaglini dichiara... Come? Se Travaglini, che sentiremo, dichiara, si potrebbe rendere inutile, altrimenti senz'altro dovremo acquisire anche come... Grazie.
elementare. Allora, io ho finito, non ho altre richieste, domande? Va bene, allora adesso facciamo accomodare Steriti, che rimane a disposizione della Corte. Rimane a disposizione della Corte, e introduciamo l'altro testo. Bene.